Onorevole Calabro. Ci siamo? Onorevole Altieri, io non vedo se l'onorevole Calabro vota. Perfetto. A questo punto dichiaro chiusa la votazione. E la Camera respinge. Passiamo al 4.11, l'abate. C'è il parere contrario di Commissione e Governo. Chiede di intervenire l'onorevole Bernini. Prego. Grazie Presidente. Mi pare ci sia convergenza da parte di tutti i gruppi politici in merito all'urgenza di un piano olivicolo nazionale, dell'istituzione di un piano appunto che riguardi il settore olivicolo. E, quindi però ecco, a parte questa urgenza che comunque in qualche modo è stata anche perorata stamane dal Governo, noi con questo emendamento chiediamo un qualcosa di un po' diverso, cioè nell'attesa del piano olivicolo nazionale introduciamo in questo articolo, nell'articolo 4 al comma 1, già alcune delle misure che potrebbero essere previste da questo piano olivicolo nazionale. Mi riferisco per esempio alla razionalizzazione delle coltivazioni degli oliveti tradizionali, al rinnovamento degli impianti olivicoli, allo studio di nuovi sistemi colturali, allo sviluppo tecnologico delle filiere olivicole. Perché non possiamo già inserire all'interno di questo articolo alcune di queste misure che hanno lo scopo di incrementare la produzione nazionale e quindi rendere la nostra olivicoltura competitiva nei confronti delle produzioni europee ed extraeuropee? Inoltre c'è anche un altro elemento interessante che noi vogliamo introdurre con questo emendamento, ovvero la promozione di campagne di sensibilizzazione e di rilancio delle proprietà salutistiche degli oli extravergini che, come ricordava la collega Mongiello, sono un elemento cardine della dieta mediterranea. Mi sembrano quindi delle misure, quelle che noi proponiamo all'interno di questo emendamento, di assoluto buonsenso, misure, mi ripeto, che rientrano nell'ambito di un futuro piano olivicolo nazionale, però invece che attendere, aspettare ulteriormente, possiamo rendere subito queste misure cogenti, attive, approvando questo nostro emendamento. Quindi io la richiesta che faccio appunto è di appoggiare questo nostro emendamento e di cambiare il parere sfavorevole in parere favorevole. Grazie. La ringrazio, se non vi sono altri interventi, lo poniamo in votazione, c'è il parere contrario di Commissione Governo e della Commissione Bilancio. La votazione è aperta, è il 4.11. Ci siamo? Onorevole Gitti. È riuscito? Io non vedo perché c'è. Morassut. Dichiaro chiusa la votazione.